finché c'è vita c'è speranza. Ciao Massimiliano, come stai? Sto molto bene oggi, sai? Tu stai particolarmente bene oggi. Ma sì, ma perché oggi siamo pronti a parlare di un tema che mi sta particolarmente a cuore, anche se potrebbe da dire al fresco magari. Non visto... ti sta, ci sta. Sì, fai una piccola rettifica, sì, perché interessa anche me. Assolutamente. Quindi interessa sì. a tutti. Assolutamente interessa sì. A te piace il mare? Sì. Ora uno potrebbe chiedersi come mai questa domanda, infatti te lo stai chiedendo, vero? Sì, me lo sto chiedendo, ma aspetto risposta. Perché oggi parliamo di un tema che ha molto a che fare con appunto il Movimento per la Vita, non solo, ma con l'estate e il mare e insomma i giovani del Movimento per la Vita che tra poco insomma si incontreranno a Castellammare di Stabia, penso che è un bel benissimo, posto bello. Per un evento, il Quarenghi, che è una tradizione ormai scopriremo del Movimento per la Vita, ma quest'anno un titolo particolare che è proprio collegato al mare, infatti si intitola Un mare di coraggio. Un mare di coraggio. Beh, già il titolo mi piace moltissimo. Sì. Mi piace moltissimo. Quindi, chi abbiamo? Chi che ce ne diresti parla? Se ci imbarchiamo, tanto per restare in tema, alla scoperta del Quarenghi di quest'anno? Come no, come no, come no. Ecco, abbiamo con noi Davide Rapinesi, che è responsabile nazionale per i giovani del Movimento per la Vita. Ciao Davide! Ciao Davide! Ciao, ciao a tutti! Ciao, che bella voce! Bella allegra, quindi sei già verso il Quarenghi, vero? Io sono prontissimo per il Quarenghi, sì, diciamo sì. Che sto sudando sette camicie. Letteralmente, tra l'altro. Perfetto, immaginiamo. Perché tu sei il responsabile del Quarenghi, giusto? Sono il responsabile giovani del Movimento per la Vita, insieme a insomma, un altro ragazzo, Giuseppe Maria Forni, che abbiamo conosciuto. Sì. Esattamente. E mi hanno nominato da poco, quindi subito c'è questo, insomma, sei responsabilità. Sei fresco rinomina, vedi che bell'impegno che ti hanno affidato. Visto. Benissimo, benissimo. Senti, allora, per chi non conoscesse il Quarenghi, ci spieghi che cos'è? Innanzitutto partiamo dal nome. Perché si chiama Quarenghi? Esattamente, perché uno potrebbe pensare, insomma, che il nome è una cosa, diciamo, quasi fantasiosa. In realtà è un cognome. È il cognome di Vittoria Quarenghi. Ecco, Vittoria Quarenghi è stata la prima segretaria nazionale del Movimento per la Vita. E, è stata intitolata, era una docente e impegnata molto in politica e diciamo alla sua morte gli è stato voluto dedicare questo evento giovanile perché è nato proprio per parlare ai giovani, perché lei ci teneva tanto al dialogo appunto con i giovani, credeva molto per insomma la sua battaglia, per la battaglia per la vita, dell'importanza che i giovani hanno su questo fronte. E quindi ecco, sono 38 anni che il Quarenghi porta il suo nome. Benissimo, questa è una cosa molto bella e meritevole soprattutto di attenzione. Noi lo diciamo sempre, anche perché quando si tratta di giovani, ebbene, io sempre sostengo che i giovani sono la stella polare e sono il futuro. Senza giovani non c'è futuro, diciamoci la verità. Quindi qualunque iniziativa atta a promuovere attività giovanili e soprattutto alla protezione della vita, come facciamo noi, è ben accetta e soprattutto deve continuare a dispetto delle difficoltà che si possono incontrare. Giusto, Davide? Giustissimo, ma io aggiungerei anche un'altra cosa: i giovani non potrebbero fare niente senza le proprie radici, quindi senza, diciamo, qualcuno che gli indichi appunto la stella. Guarda, poi andranno da soli, certamente. Sì, sottoscrivo. C'è questo bellissimo legame di questo evento di appunto con Vittoria Quarenghi, che è stata un politico, insomma, un personaggio molto importante all'epoca per le sue battaglie, e che continua attraverso, insomma, i giovani. Certo. E quindi questo è, diciamo,
bello e assolutamente da ricordare. Certo, perché insomma le cose non si inventano. No, assolutamente. Poi c'è quest'anno veramente un tema, come dire, adesso noi ci scherzavamo un attimo prima, però questo titolo, Un mare di coraggio, forse il sottotitolo è ancora più, come dire, coraggioso, perché dice così, perché navigare è molto più che galleggiare. Perché spesso galleggiamo? Allora, qual è la differenza tra il navigare e il galleggiare? La differenza tra navigare e galleggiare è che navigare presuppone, come dire, innanzitutto il coraggio del viaggio che uno si troverà ad affrontare con tutte anche le possibili difficoltà. Ma soprattutto la differenza fondamentale è che c'è una rotta nel navigare. Il galleggiare invece, diciamo, è una cosa così, è essere persi nell'immensità del mare. Allora, capite quello che mi capita ogni tanto quando vado a fare il bagno, in pratica. Il galleggiare è solo sopravvivenza, che è diverso. È sopravvivenza. Sì. E quello, il messaggio insomma che volevamo dare noi ai giovani, quello insomma di fondo, è che in realtà c'è una verità che noi insomma dobbiamo seguire, questa verità che in questo caso riguarda la vita logicamente, ma più in generale a livello personale ma anche a livello collettivo, che la vita non si può ridurre diciamo a un qualcosa di relativo, di priva di senso, che la vita è un qualcosa di magnifico e c'è una stella diciamo da seguire. E noi queste stelle, quali sono queste stelle che vorremmo insomma seguire? Sono le tante testimonianze di vita che avremo nel programma di questo Quarenghi, dei veri e propri navigatori. Sì. Posso citare due nostri amici che sono anche stati ospiti qui in trasmissione, tanto per fare un esempio? Vi ricordate, sì. Qualcuno di voi all'ascolto si ricorderà la storia di Super Mickey. Ah sì, la storia di Super Mickey. Che a me ha emozionato tanto. Sì, questo penso, bimbo che insomma ha passato i mesi della gravidanza nel grembo della madre, nonostante i genitori sapessero insomma che sarebbe vissuto poco, hanno portato avanti comunque la gravidanza. E oggi sono felici di aver fatto comunque quella scelta, pur se nel dolore, chiaramente, di chi comunque... Insomma... Sì, però ricordiamo che avevano scritto un libro. E hanno scritto un libro, è vero, sì. Davide? Sì, loro hanno scritto un libro con la prefazione anche, tra l'altro, di Marina, della nostra Marina Casini. Che ci sarà, tra l'altro. Che salutiamo, ciao Marina. E sarà lì in quei giorni, vero? Esattamente, ci seguirà sempre. seguirà sempre. E, loro hanno scritto un libro, una testimonianza, che insomma certamente piacerà tantissimo ai ragazzi che sono affamati insomma di vedere, affamati diciamo di come dirti, di verità, di testimonianze, sì, che non se ne trovano tante. Poi oltre la storia di Super Mickey c'è anche Paolo Palumbo che è un ragazzo, un nostro coetaneo che purtroppo ha saputo insomma della sua malattia della SLA, ma che nonostante tutto emana un coraggio e una forza incredibile, fa tantissime cose, lui è uno chef, è un influencer, addirittura scrive canzoni, ha fatto un singolo con il gettonatissimo Achille Lauro, è anche discutibile, diciamo, però... Diciamo che è una persona, è come si direbbe oggi, multitasking. Sì. Sì. Bomba. Bello. E poi... Esattamente, e la sua parola d'ordine è diciamo, per volare mi bastano gli occhi. Per volare mi bastano gli occhi, cioè cosa. E davvero c'è tutto un programma di vita. Poi insomma ce ne saranno tante altre insomma testimonianze, come non ricordare i centri d'aiuto alla vita, sì. E poi leggo anche Don Fortunato Di Noto che ci insomma dirà qualcosa sui rischi del web, anche sui rischi e le opportunità, perché no, del web.
Certo, anche, ci sarà anche Don Fortunato, che insomma è un personaggio, diciamo, di tutto spessore per la sua battaglia che compie ogni giorno nel web. Quindi bisogna difendere la vita su vari fronti, ecco, questo è il messaggio. Visto che ci sono, insomma, dei giovani, abbiamo pensato anche di portare la testimonianza di Don Fortunato per, come dire, indirizzare anche i ragazzi nel saper navigare, di farne un buon uso del web, saper navigare, insomma, nel web, e saper anche conoscere i pericoli che ci sono, ecco. E quali sono questi pericoli? E poi c'è la sua testimonianza, logicamente, la sua testimonianza di coraggio, perché la sua battaglia non l'ha portato anche a essere minacciato. Sì. Lui si è occupato, insomma, di combattere attraverso la sua associazione Meter, di combattere la pedopornografia. Quindi uno dei pericoli più evidenti è la pedopornografia. Quali sono, sì, secondo te, i modi? Aiuta anche chi non parteciperà a questi, non potrà partecipare. Come possiamo riconoscere una cosa falsa e brutta? Perché noi ci orientiamo sul web. Allora, io comunque ho una tecnica tutta mia per vedere qual è la notizia, quale notizia è falsa, quale è vera, quale è brutta. E chi non riesce a decodificare, per esempio un adolescente, cosa dovrebbe fare? Se i genitori non sono alle sue spalle in quel momento, perché si sa che quando si naviga sul web si tende a stare per conto proprio. Certo. Come questo ci si dovrebbe orientare? Questo certamente Don Fortunato. Ah, questo perfetto. Ci dirà certamente Don Fortunato. Ce la segniamo. Segnatevela, così poi... No, forse appunto bisognerebbe... forse potrebbe essere proprio utile rivolgersi a degli esperti. È vero, Davide? Certamente, ecco, ci sono tanti strumenti, ecco. Ora non sono un non conosco molto bene quali possono essere gli strumenti per prevenire certe situazioni. Però sappiate che ci sono, questo è certamente importante. La famiglia è importantissima, ecco, anche su questo aspetto. Ecco. Anche sul... Ecco, Davide, dunque, insomma, di carne sul fuoco ce n'è veramente tanta in questi giorni, ma soprattutto non mancherà il divertimento al Quarenghi, che è d'obbligo, sì, vero? Vabbè. Sì, ma questo qui è un elemento caratteristico del Quarenghi. Cioè, nel Quarenghi c'è questa simbiosi di formazione su diversi ambiti, quindi giuridici, medici e via dicendo, e poi c'è anche il divertimento, e quindi... è veramente una simbiosi perfetta, perché alle conferenze la mattina ci saranno anche dei momenti bellissimi di condivisione, ma soprattutto ci si uscirà, si andrà a vedere dei bellissimi posti che ci sono là attorno, e quindi veramente ci sarà anche molto molto da divertirsi. E la cosa bella è che magari all'inizio, come è capitato anche a me, qualcuno parte con un po' di scetticismo. A me non è capitato così. Ah, ma adesso con questi, ma chi sono? eccetera. In realtà poi vedere tanti ragazzi da tutta Italia che discutono, diciamo, su questi temi, ti fa prendere, diciamo, ti lascia andare anche su queste tematiche di cui spesso e volentieri non se ne parla. E poi si creano dei legami fortissimi, bellissimi, che rimangono. Sì. E fatto sta che io, per esempio, ho amici da, insomma, in tutta Italia. Se voglio andare in Veneto, conosco dei ragazzi conosciuti al Quarenghi che certamente mi possono ospitare, e continuiamo a vederci. E quindi è questa la cosa bella. Però non è soltanto il divertimento, ecco. Ci saranno una cosa molto importante, un momento molto importante del Quarenghi, sono i gruppi di lavoro. Dopo che la mattina si è discusso e si è assistito, insomma, alle varie relazioni, in questi gruppi di lavoro siamo noi i protagonisti, cioè diventano i giovani protagonisti che dicono la propria. E questa appunto è una cosa particolare, perché non capita assolutamente. Spesso e volentieri
negli ambienti in cui vivono i giovani, in cui viviamo, si cerca sempre su certe tematiche di, come dire, di non parlarne. Ecco, questo vale per l'aborto. E questo cosa toglie? Anzitutto il confronto. Confronto che è una ricchezza, no? Indipendentemente dalle visioni. Ma soprattutto toglie la, come dire, la, il desiderio di approfondire queste tematiche, perché vanno approfondite. Veramente ne ho abbiamo sentito un po' di, diciamo, spesso e volentieri, insomma, si ha una visione molto superficiale sulle cose. Ecco, forse questa sì. Il grande, come sì. dire, dramma che vi è. Eh sì. Allora Davide, noi ti salutiamo, ti ringraziamo per essere stati, sei stato con noi. Esauriente ed esaustivo. E tra poco daremo anche una serie di informazioni utili, per quindi prendete carta, penna, cellulare, perché siete giovani, quindi se ci volete andare vuol dire che siete giovani. E insomma, vi aspettiamo. E aspettiamo, va bene. Ciao Davide. Noi adesso facciamo Grazie. Una breve pausa musicale e poi appunto tra poco tutti i riferimenti. Ciao. Ciao. Credo che ognuno abbia il suo modo di star bene in questo mondo che ci ha intossicato l'anima, e devi crederci per coltivare un sogno su questa terra spaventosamente arida. Io l'ho vista, sai, la vita degli illusi con le loro dosi di avidità e superbia, che per combatterli, ti giuro, basta poco, devi interdirli con un po' di gentilezza. Un'alluvione mi ha forgiato nel carattere, però il sorriso dei miei mi ha fatto crescere. Se qualche volta anche perso la testa, però l'amore mi ha cambiato l'esistenza. Quante cose fai che ti perdi in un attimo, quanti amici hai che se chiami rispondono, quanti sbagli fai prima di ammettere che hai torto, quanti gesti fai per cambiare meglio il mondo. Libero, 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 mi sento libero, canto di tutto quello che mi ha dato un brivido, e odio e ti amo e poi amo e ti odio, finché ti sento nell'anima non c'è pericolo. Dicono che un'altra ottica se resti in bilico, dicono che più si complica più il fatto è ciclico, dicono, dicono, dicono parole in circolo, parole in circolo. Credo che ognuno abbia una strada da percorrere, ma può succedere che non ci sia un arrivo, e quanti piedi che si incroceranno andando, ma solo un paio avranno il tuo stesso cammino. Ne conosco gente che sta ancora in viaggio e non si è mai chiesta in fondo quale sia la meta. Sarà che forse dentro sono un po' remaggio e cerco anche in cielo una stella cometa. Una passione mi ha cambiato nella testa, ma sono un sognatore con i piedi a terra. Cerco di trarre da ogni storia un'esperienza e di sorridere battendo la tristezza. Quante cose fai che ti perdi in un attimo, quanti amici hai che se chiami rispondono, quanti sbagli fai prima di ammettere che hai torto, quanti gesti fai per cambiare meglio il mondo. Libero, 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 mi sento libero, canto di tutto quello che mi ha dato un brivido, e odio e ti amo, poi amo e ti odio, finché ti sento nell'anima non c'è pericolo. Dicono che un'altra ottica se resti in bilico, dicono che più si complica più fate ciclico, dicono, dicono, dicono parole in circolo, parole in circolo. E queste erano le parole in circolo di Marco Mengoni, insomma, davvero. Sì, sì. Scelta musicale sempre appropriata da parte sì, della nostra regia, vero? Direi perfetta per quello di cui abbiamo parlato. Assolutamente oggi. Sì. E poi, insomma, davvero. Che impressione ti ha fatto questo incontro con Davide Rapinesi? È una bellissima impressione, e ti dico già che vorrei essere lì. Se potessi. Ah beh, sì, la legge fronte, vero? Sì, magari, magari, ma io spero che voi sarete in tanti, ve lo auguro veramente di cuore. Lo spero anch'io. Per chi può esserci, è davvero un'occasione da non perdere, secondo me. Assolutamente. Anche un po' per mettersi in gioco con se stessi, Sì, che non sì. è male, almeno si ha un po' di tempo.
Assolutamente sì. Prezioso. Allora, se avete preso nel frattempo carta e penna, mi auguro di sì, oppure cellulare, computer, quello che sia, potete segnarvi il sito www.mpv.org, dove potete andare a trovare tutte le informazioni che vi servono se volete partecipare. Anche perché noi, ovviamente, anche un po' scherzando, abbiamo detto prima che le avreste prese queste informazioni solo in caso di età giovane. In realtà ci sono tutti, diciamo, le possibilità per tutti. Diciamo che accogliamo tutti, diciamolo. Anche se le quote, ovviamente, sono, per quanto riguarda il livello economico, sono differenziate, perché si viene di più incontro ai giovani, essendo un incontro pensato principalmente per i giovani, comunque c'è la possibilità di andare a qualunque età, diciamo la verità. Sì. No, diciamolo, perché così se venisse voglia qualcuno... Non ci sono limite in questo punto di vista. Napoli, Ercolano, Castellammare di Stabia, devo dire, io la bellezza di questi luoghi. No, ma l'Italia, diciamo, è tutta bella, quindi merita, è meritevole a prescindere l'incontro. Poi secondo me anche visitare dei luoghi belli è già di per sé un qualcosa che ci parla di vita. Assolutamente, ma tutto ci parla di vita, solo che noi siamo poco attenti, sai, una delle cose che mi piace fare quando visito un luogo è come dire, vedere non solo come la natura e quindi insomma ha modellato quel luogo, ma anche vedere come l'attività umana ha modellato quel luogo, perché vuol dire che c'è stata una vita nel corso dei secoli, dei millenni, che ci ha portato che ha portato quel luogo ad essere ancora esistente, quindi sì, penso sempre quanti operai, quante persone di cui magari non vediamo scritti i nomi sui libri di storia. E io, quando tu dici questo, mi fai ricordare un bellissimo viaggio che ho fatto anni fa, precisamente nel 93, nel 92, quando andai in Egitto in gita scolastica, e vedere... E dice, il simbolo dell'Egitto principale, lo sappiamo tutti, sono le piramidi. Sì. Quando io le ho viste tutte e tre allineate, ho detto: chissà quante persone hanno lavorato per questi che poi sono diventati dei monumenti. Quindi è tutto bellissimo. Assolutamente. Tutto bellissimo. Allora, e quindi anche la nostra Italia è bellissima. Certo, è meravigliosa. Siamo in chiusura e quindi non puoi esimerti dal tuo compito. Sì, allora l'indirizzo di posta elettronica è radiosperanza@diocesipescara.it. E poi c'è il numero di telefono 0856902227. SMS WhatsApp 331-398-9698. E poi, come sempre, ci sono tutte le nostre piattaforme: Facebook, LinkedIn, YouTube. Sì. Instagram, dove ci potete i nostri cercare canali digitali. Esatto, poi c'è TuneIn, Radio Italiana, Radio Garden per la diretta streaming, gli 87.6 per la radio. E insomma, poi qui ricordiamo che siamo anche in podcast, quindi ci trovate. Sì, assolutamente ci trovate e ci potete ascoltare. Ma soprattutto ricordatevi sempre che finché c'è vita c'è speranza. Ciao a tutti. Ciao.